30 gennaio del 2024. Sia lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Vi ho sentito nominare Santa Giacinta Marescotti. E chi era? Santa Giacinta Marescotti, di nome e famiglia di Viterbo, nata nel 1585 e morta nel 1640. Anelava un bel matrimonio, già era quasi stabilito, se non che preferirono sposare la sorella più grande. Lei, per dispetto, invece di entrare tra le Clarisse, come ha fatto un'altra sorella, si fece un appartamento per conto suo. Entrò nell'ordine francescano secolare. E lì visse una vita libera, servita da due ancelle. Ma quando un giorno il confessore gli negò la soluzione, a 30 anni decise di cambiare vita. E quell'appartamento divenne la sua cappella, divenne il suo centro di spiritualità. Con l'aiuto di un laico, Francesco Pacini, istituì la confraternita dei sacconi, cioè infermieri che dovevano aiutare i malati. Poi istituì un'altra opera di beneficenza, scuola, chiamata Opera di Maria, per assistere gli anziani. Alla sua morte, tutta la via erano santa, sia per le penitenze, i digiuni, ma anche i miracoli. Fu proclamata santa da Pio VII nel 1807. Il Vangelo è di San Marco, che continua sempre a brani, e capitolo 5, versetti 21, 43. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla e gli stava lungo il mare. Ebbene, uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdere di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per roba di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che
che si stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato, e io guardavo attorno per vedere con lei che aveva fatto questo, e la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, mi si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvato, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stavo ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, perché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunge alla casa del capo della sinagoga ed egli vide il trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed andò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò allora con insistenza che nessuno vede. La folla è anonima, facilmente suggestionabile al bene e purtroppo al male. Quindi Gesù ama contattarci personalmente, con nome e cognome. Siamo unici dinanzi a Lui. Quindi manifestiamo la nostra fiducia in Gesù in maniera personale. Ci possono aiutare gli altri, ma deve essere il nostro contatto personale con Gesù per risolvere ogni situazione. Il Signore sia con voi, Signore vi custodisca e vi protegga. Signore faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, non in maniera anonima, ma in maniera personale. Ci facciamo aiutare dalla Madonna, San Giuseppe, San Francesco, San Antonio, io vita santa, terziaria francescana, Mariscotti e tutti i santi, e gli angeli, con San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Pace a tutti e a ciascuno.